Benvenuti a tutti, ecco, siamo lieti di presentarvi il nostro tour Inferno di Piacenza, la discesa agli inferi tutta piacentina. La scalinata che scende congiungendo via Santa Eufemia a via San Tommaso, una gradinata dal nome evocativo e misterioso. Follow me. Con autironica sofisticatezza fatale e il piglio amabile, Letizia Bravi ha accompagnato nel weekend appena trascorso almeno un centinaio di piacentini a spasso per la loro Piacenza, teatrando, novellando di antiche leggende popolari nostrane, una per ciascuna tappa del dramma Stazioni, un piccolo corteo in luoghi simbolo del centro, dalla Montà di Rata a Piazzetta Pescheria, passando per Piazza Borgo e Piazzetta Plebiscito. Che trattano dell'inferno di Tomi, io ne riempirei una pila. Ma questa mia avventura che vi esterno racconta di una tetra dimensione situata, ahimè, nel mondo postmoderno. Dante non aveva l'iPhone, questo è il titolo dello spettacolo, è il cuore della prima fortunata edizione del Festival di Satira e Comicità Satiri di Storie, ideato e diretto dalla Bravi e snocciolato nel weekend in vari momenti con ottimi riscontri di pubblico, anche il sabato mattina in fondazione per la conferenza sulla satira con ospite l'autore di Crozza, Claudio Fois, e il sabato sera al Caffè Baciccia con un gran finale declinato nello stile della stand-up comedy. La chicca del festival è stata lo spettacolo errante, un verseggiare itinerante che, con spirito basker, frulla Dante, satira politica, tradizione piacentina e musica dal vivo, per dar forma ad un linguaggio ibrido, un'esperienza inedita, nuova e antica, classica e innovativa, tra serio, faceto e torpiloqui infernali, nel ritmo elegante e nobile degli endecasillabi danteschi, reinventati magistralmente dalla penna dell'attore-autore Marco Di Giorgio e sottolineati dai contrappunti incalzanti, ironici o solenni, ma sempre beffardi, dell'arpista Dora Scapola Tempore. Ci stiamo propinquando a visitare le nefandezze del primo girone. Un trio in moto, un cammino ben gestito, dalla Montà a Piazzetta Pescheria, passando per Piazza Borgo e Piazzetta Plebiscito, dal girone dei lussuriosi, dominato da Berlusconi, a quello degli avari, nel gran finale, presieduto da quel paramecio mangiapesto di Briatore, vicino agli iracondi, con il ranuccio dei nostri cavalli in filo diretto con Sgarbi e con Grillo, riletti da Di Giorgio con Irresistibile Vis. Di Giorgio come un novello Dante, scortato negli inferi da un Andreotti con voce pungente di vero satiro, la Bravi una mondana Beatrice, una guida, suoi i prologhi chiamati a valorizzare radici e credenze popolari della storia piacentina, dai topi che risalivano le scale della Montà con le piene del Po, fino al forse che sì, forse che no, iscritto su Palazzo Paveri in via Campania, incisione voluta secoli or sono, con piglio irridente, da una badessa sotto inchiesta per presunti festini in convento. Tanti meritati applausi, di ottimo auspicio per una prossima edizione. Che son quegli occhi pieni di tormento, quell'aria da spavaldo? È una minaccia? Un altro che non crede al cambiamento? E io neanche avevo alzato un dito, non ero ancora iscritto al movimento che già mi aveva espulso dal partito.